perché questa pervasività di queste teologie? Ci sarà un problema di quale bisogno soddisfa? Riusciamo a coglierlo? Io quando dico che soddisfa un bisogno primario di essere guardati, io ti dico sì, ma per esempio io ho bisogno dello sguardo degli altri per esistere. Io rifiuto di essere guardato. Allora, la tecnologia che mi registra, non per altro, perché mi registra. E poi è ancora diverso, perché che se fosse un discorso comunicativo, meraviglioso. Ma ciò non toglie che queste tecnologie permettono di sviluppare, di soddisfare i bisogni. Ci sono tanti modi per usare queste tecnologie, appunto. Io mi sembra di capire, però, sempre il discorso dei porcospini digitali, qua, che è anche quello che, in base a quello che diceva Davide, insomma, così capire che ci sia tutto un aspetto invece di queste tecnologie digitali che, contro magari il luogo comune, in realtà ci permette di, magari proprio non tenendo questa distanza fisica, però creando un luogo di superare un po' le spine, sembra quasi, anche questo discorso che dicevi, di magari questa maggiore apertura che c'è. In certi ambiti assolutamente sì. In tutte quelle questioni che sono appunto o dei tabù, che sono come per esempio, pensiamo alla discussione sulle malattie, questo è un aspetto che viene spesso evidenziato, le tecnologie hanno per esempio creato queste figure che possono essere riassumibili col concetto di cancer blogger, che consiste nell'esposizione degli effetti per esempio della chemioterapia. Chiunque abbia avuto la sfortuna di avere una persona cara che ha dovuto affrontare la chemioterapia sa che gli effetti della chemioterapia fanno sì che si generano delle situazioni di enorme imbarazzo, perché gli effetti fisici di quel tipo di cura amplificano già la difficoltà generale che abbiamo nel parlare di malattie, nell'affrontare le malattie. Una cosa che viene sempre detta, il malato che nel momento che identifica che ha un tumore in particolare viene identificato con quello e perde, diciamo, la sua umanità, diventa un portatore di tumore, una persona malata di tumore. La rete ha permesso, per esempio, di la mediazione dello schermo ha fatto sì che tante persone espongano gli effetti della chemio, rivendicando il fatto che non devono essere isolate dalla comunità, ma che sono le stesse identiche persone che erano anche prima di farla. E questo, al di là dell'aver creato delle comunità di persone che vivono la stessa tipo di esperienza, quindi si è fatta una specie di comunità per chi nelle parti diverse del mondo affrontano lo stesso tipo di problema, ma nel corso del tempo ha anche sensibilizzato maggiormente tutti quanti nel prendere coscienza che bisognerebbe cambiare il nostro modo di comportarci in presenza di una persona che sta affrontando questo tipo di percorso molto complesso. E questo certamente, la mediazione degli schermi è un aiuto, perché togliendo quell'immediatezza... Sì, si dice sempre che disinibisce in senso negativo, cioè che... No, però esatto, anche in senso positivo. Esatto. Cioè... Tu volevi... Sì, ma non c'entra particolarmente con... Cioè era più riguardante al concetto del facilitare l'approccio alla morte anche. In realtà mi stavo chiedendo se, in che modo... Ok, mettiamo, dato per assunto che c'è sempre stato un fortissimo interesse verso la morte, anche solo i posti... I posti in cui ci sono stati degli omicidi efferati, e c'è sempre stato questo culto verso il macabro di questo genere, perfetto. Con TikTok, per esempio, mi vengono in mente questa eccessiva spettacolarizzazione della morte, per esempio i reel in cui ci si avvicina al letto del nonno, del parente prossimo che sta per morire, e si riprende questo momento spacciandolo come momento pieno di sentimento, pieno in realtà provocando soltanto tanta compassione esterna, ma fine a se stessa. Cioè non viene percepita nessun tipo di dolore da questa rappresentazione. Quindi mi chiedo, a quel punto, la spettacolarizzazione della morte, che comunque c'è stata e c'è sempre, perché attualmente c'è questo interesse, perché danno così successo i true crime o tutte le indagini del genere, come può essere utile, come può avvicinare in maniera positiva il concetto di morte, se c'è soltanto, non lo so, sembra così vuoto, sembra soltanto vuoto e fatto per darsi grandi pacche sulle spalle, per attirare attenzione. Allora, diciamo che
secondo me la situazione, come sempre ci sono aspetti, questi aspetti che sottolinei sono veritieri. C'è una mia amica nonché collaboratrice ormai da qualche anno di Selvaggia Lucarelli, Serena Mazzini, che si occupa proprio di quello alla fine, di evidenziare delle storture di questo tipo di spettacolarizzazione, che ci sono assolutamente, però secondo me quello rientra all'interno di un contenitore molto più ampio. Cioè questa cosa la dico anche a volte a Serena stessa quando comunichiamo per iscritto. Secondo me, allora, c'è questa forma di spettacolarizzazione perché ci sono persone superficiali, ma questo le persone superficiali ci sono sempre state. E nel momento che comprendi che una persona superficiale comprende che questo tipo di immagine o di video può creare qualche cosa che gli torna utile, lo fa, perché non ci pensa. Però ci sono anche altre forme, per esempio, di raffigurazione del morente o del morto, che comunque rappresentano un modo di riportarlo di nuovo all'interno, di rompere un tabù. In fondo ci sono state, fino almeno alla fine dell'Ottocento, si facevano le fotografie ai morti. Esatto. Anche abbastanza ironica, assolutamente, abbastanza, e ci sono anche delle ancora oggi vittoriano, c'erano quel morto accanto, sì, tutto sì, un po' vestito, seduto, e non capisce a volte qual è il morto. Esatto. Cioè, anche questo gioco, perché so che non è anche il morto, è una cosa abbastanza. Credo anche che ci sia la comunità dei Toraia, la popolazione di Toraia, che ogni nella festa dei morti li seppelliscono, li riportano in pubblico, fanno delle foto, ci sono i morti, per esempio. Estetico. Ma l'idea che ti sei fatto tu, e cioè, alla fine, secondo te, questo ci sta aiutando nel rapporto con l'elaborazione del lutto e con la morte, o ci sta in qualche modo invischiando, diciamo così, sai com'è? Nightmare che ritorna sempre, cioè, si sta legando sempre di più. Io vedo molto più il bicchiere mezzo pieno che vuoto, mezzo vuoto, nel senso che sul piano, soprattutto sulla questione della rimozione sociale e culturale della morte, noi, è una cosa che si è ripetuta, che si ripete in continuazione, siamo la società dal Novecento che ha rimosso la morte, nel senso che il problema della rimozione è diventato un argomento centrale nell'ambito dei social e non solo, in cui innanzitutto c'è questo bisogno di parlarne come non ne avveniva offline, e poi si creano vere e proprie, ripeto, comunità alternative, perché ripeto, io non dico che quello sia la soluzione, però certamente è un aspetto positivo di creare delle comunità online attorno appunto a un lutto, attorno ai discorsi su come affrontare i lutti. Cioè, quello che ho notato nel corso di questi anni, perché io me ne occupo di questo tipo di rapporto da 10-15 anni, è che c'è veramente stata una trasformazione nella discussione pubblica legata al fine vita. Cioè, le tecnologie, creando la mediazione degli schermi, ha un po' disinibito le persone, ha fatto emergere gli effetti negativi della rimozione, per cui si usano i social e non solo per parlarne, per creare ambientazioni che mettano le persone di fronte a una consapevolezza che veniva meno. Quindi io ci vedo un lato assolutamente positivo da questo punto di vista.